Durante la diretta radio dello Zoo di 105, Marco Mazzoli, noto conduttore radiofonico e vincitore dell'Isola dei Famosi 2023, ha avuto un improvviso malore. Questo incidente lo ha costretto ad interrompere temporaneamente la trasmissione. Tuttavia, Mazzoli si è rapidamente ripreso e ha condiviso la sua condizione con i fan attraverso Instagram, assicurando loro che sta bene. Nell'incidente in questione, Mazzoli ha riferito di aver sperimentato un dolore acuto, che ha descritto come il più forte che abbia mai provato. Nonostante sia tornato alla normalità, ha confessato che l'esperienza è stata molto spaventosa. In seguito, Mazzoli ha rivelato che il malore potrebbe essere stato causato da un blocco intestinale, che gli ha causato un'intensa fitta allo stomaco. Ha anche ipotizzato che il dolore potrebbe essere stato dovuto a un calcolo renale. Per precauzione, una volta ripresosi, Mazzoli ha deciso di sottoporsi a controlli medici. Ha tenuto i fan aggiornati sulla sua condizione attraverso i social, confermando che sta bene dopo l'incidente. Il giorno seguente, Mazzoli è tornato alla normale programmazione radiofonica. Ha notato ironicamente che, nonostante abbia passato 64 giorni in Honduras per l'Isola dei Famosi, in condizioni estreme e senza cibo, è tornato a casa e si è sentito male. Per concludere, Mazzoli ha rassicurato i fan che ora sta bene. Questa affermazione è stata confermata dal suo ritorno alla routine quotidiana e alla conduzione del suo celebre programma. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!